capitano fissava tristemente la propria spada appesa alla parete. Nell'armadio accanto era conservata la sua uniforme, sbiadita, macchiata, logorata dalle intemperie e dall'uso. Come sembravano lontani i giorni avventurosi della guerra. E ora lui, il reduce dei tempi eroici della patria, era costretto alla resa indecorosa dai dolci occhi e dalle labbra sorridenti di una donna. Stava lì, nella sua camera silenziosa, tenendo in mano la lettera che aveva proprio allora ricevuto da lei. La lettera che gli aveva fatto assumere quell'espressione di tristezza. Rilesse il fatale paragrafo a cui doveva il crollo delle sue speranze. Nel declinare l'onore che mi avete fatto chiedendomi di diventare vostra moglie, sento il dovere di parlarvi con sincerità. Il motivo che mi spinge a questo è la gran differenza di età che esiste fra noi. Ho per voi una viva, vivissima simpatia, ma sono sicura che il nostro matrimonio non potrebbe essere felice. Mi dispiace dover essere così esplicita, ma son certa che apprezzerete la mia franchezza nel dirvi la vera ragione del mio rifiuto. Il capitano sospirò e posò la testa sulla mano. Sì, c'erano molti anni di differenza tra loro, ma lui era forte, di costituzione robusta, aveva ricchezza e posizione sociale. Il suo amore, la sua tenerezza e i vantaggi dello stato che le offriva non potevano far dimenticare la questione dell'età. Inoltre, aveva quasi la certezza di non esserle indifferente. Il capitano era un uomo d'azione. Sul campo si era distinto per il suo spirito risoluto e la sua energia. Doveva vederla e perorare di persona la sua causa. L'età. Che cos'era mai l'età da frapporsi tra lui e la donna che amava? In 2 ore fu pronto, in tenuta di marcia, per la più grande battaglia della sua vita. Prese il treno per la vecchia cittadina, dove lei abitava. Theodora Deming se ne stava sulla scalinata della sua bella villa patrizia, a colonne, godendosi il crepuscolo estivo, quando il capitano venne per il viale inghiaiato. Lei lo accolse con un sorriso, in cui non c'era ombra d'imbarazzo. Mentre il capitano stava sullo scalino sotto di lei, la differenza di età tra loro non era poi tanto apparente. Lui era alto, dritto, abbronzato, con occhi limpidi. Lei era nel fiore della sua incantevole femminilità. «Non vi aspettavo», disse Theodora. «Non avete ricevuto la mia lettera?» «L'ho ricevuta, e proprio per questo sono venuto. Su via, Theo, non potreste ripensarci e darmi una risposta diversa?» Theodora gli sorrise dolcemente. Il capitano portava bene i suoi anni e lei ne ammirava davvero la forza, la salute, la virilità. «Forse se...» «No, no», disse poi scrollando la testa con aria decisa. «È fuori di luogo. La mia età e la vostra sono... Ma non mi costringete a ripetervelo. Ve l'ho detto nella mia lettera». Il capitano arrossì un po' sotto l'abbronzatura. Restò un pezzo in silenzio, fissando tristemente le ombre della sera. Oltre quella linea di boschi laggiù, c'era un campo in cui le truppe avevano bivaccato una volta nella loro marcia verso il mare. Come tutto questo ora sembrava lontano. In realtà, il tempo e il destino gli avevano giocato un brutto tiro. Soltanto alcuni anni
si interponevano tra lui e la felicità. La mano di Teodora si abbassò pian piano e indugiò nella stretta della sua, ferma e bruna. Lei provava, almeno, quel sentimento che è affine all'amore. «Non dovete addolorarvene, vi prego», disse Teodora con dolcezza. «Un giorno sarete lieto che io non vi abbia sposato. Sarebbe molto bello per qualche tempo. Ma, pensate, soltanto fra pochi anni avremmo gusti troppo diversi. Uno di noi vorrebbe starsene vicino al fuoco, a leggere, e forse la sera curare le sue nevralgie e i suoi reumatismi, mentre l'altro non sognerebbe che teatri, balli e cene in compagnia. No, mio caro amico, anche se non si tratta proprio di un gennaio e di un maggio, è senza dubbio il caso di un settembre e di un luglio che comincia appena. Sarei sempre pronto a compiacervi, Teo, se voi voleste. No, ora credete che lo fareste, ma non è così. Non insistete, vi prego. Il capitano aveva perso la battaglia, ma aveva la tempra del valoroso e quando si alzò per darle l'addio definitivo, aveva le labbra strette e la testa alta. Riprese il treno quella notte stessa. La sera dopo era di nuovo nella sua camera, dove la spada era appesa alla parete e si vestiva per la cena, annodandosi con molta cura la cravatta bianca e monologando intanto pensosamente tra sé. Sul mio onore, credo che dopo tutto Teo avesse ragione. È una gran bella donna e nessuno lo può negare, ma deve avere i suoi 28 anni compiuti, secondo il calcolo più indulgente. Infatti, vedete, il capitano aveva solo 19 anni e la sua spada non era mai stata sfoderata se non in piazza d'armi, il punto più vicino in cui egli fosse arrivato alla guerra.